Corre l'anno 1987. Ad eccezione dell'Europa, dove il Sega Master System gode di un certo successo, il mercato videoludico è dominato dal Nintendo Entertainment System. A questo punto, dalla collaborazione tra la software house Hudsonsoft e la compagnia produttrice di home computer giapponesi NEC, nasce una nuova console, con l'intento di spezzare il dominio di Nintendo. Tale sistema prende il nome di PC Engine, ma per il suo sbarco in Occidente, 2 anni più tardi, verrà ribattezzato TurboGrafx-16. Il PC Engine presenta una CPU a 8 bit ed una GPU a 16 bit, il che per anni ha scatenato un acceso dibattito riguardo la sua opportuna classificazione tra i sistemi a 8 o a 16 bit. I giochi per il PC Engine si trovano su cartucce particolarmente sottili, simili a carte di credito, conosciute come U-Cards o Turbo Chips, ed i controller hanno una struttura molto simile a quelli del NES, con un D-pad, 2 tasti principali e in più Select e Start, chiamato qui tasto Run. Nel 1988, NEC e Hudsonsoft compiono una delle più importanti rivoluzioni dell'industria videoludica, con il rilascio del primo hardware per console capace di sfruttare come formato di supporto i CD-ROM. Si tratta del CD-ROM-ROM, sì, si pronuncia così, o TurboGrafx-CD, add-on del PC Engine in grado di leggere giochi su CD e dischi musicali. L'enorme aumento della capienza del formato di supporto si ripercuote soprattutto sulla qualità del comparto sonoro dei giochi, che anche grazie alla qualità del chip sonoro della console diventa un vero e proprio marchio di fabbrica del sistema. Col passare degli anni, del TurboGrafx-CD vengono rilasciate diverse revisioni che fondamentalmente ne aumentano la quantità di memoria RAM. Nel 1991 è il momento del Super CD-ROM-ROM, che porta la RAM dai 64 KB originali a 256, e della Super System Card, una U-Card in grado di portare le prestazioni dei TurboGrafx-CD preesistenti ai livelli di quelle dei Super CD-ROM-ROM. Inoltre, lo stesso anno arriva anche il PC Engine Duo, noto in Occidente come Turbo Duo, che consiste nella fusione del TurboGrafx e della nuova unità per Super CD in un unico sistema hardware. Estremamente utile per chi non possedeva ancora un TurboGrafx, il Turbo Duo rappresenta tuttora la soluzione ideale per i collezionisti che vogliono avvicinarsi alla console. L'ultima espansione ufficiale per la RAM del TurboGrafx-CD arriva nel 1994 con la Arcade Card Pro, che porta la memoria a ben 2 MB, ma sfortunatamente risulta compatibile con una ristrettissima cerchia di titoli. Facciamo un piccolo passo indietro al 1989 per parlare un attimo del Super Graphics. Si tratta in teoria di un nuovo sistema, che però finisce in realtà per diventare una semplice revisione del PC Engine con maggiore memoria RAM ed una seconda GPU. Tali miglioramenti, in termini di prestazioni, risultano soprattutto nella possibilità di avere sullo schermo lo scorrimento simultaneo di 2 sfondi, a differenza di quello singolo del normale TurboGrafx. Rilasciato solo in Giappone nel 1989 ed in Francia nel 1990, il Super Graphix presenta una libreria di soli 5 titoli esclusivi. Tuttavia vi si possono giocare anche le U-Cards per il PC Engine e vi si può collegare il CD-ROM-ROM. Se credete che l'innovazione targata NEC e Hudsonsoft sia finita qui, vi sbagliate di grosso. Infatti, nel 1990, le due compagnie diventano le prime a rilasciare una versione portatile della loro console casalinga, con il PC Engine GT o Turbo Express. Come accennato, si tratta di un Turbo Graphics portatile, capace di leggere i giochi su U-Card. L'idea è la stessa che 5 anni dopo fu ripresa da Sega con il rilascio del Nomad, versione portatile del Mega Drive. Infine, diamo una rapida occhiata a 2 periferiche per la console. Il TurboTap, come il nome suggerisce, è il multitap per il TurboGrafx. Permette di collegare fino a 5 joystick, ma per la versione occidentale della console, che possiede solo un ingresso per controller, risulta necessario anche per giocare solo in 2. Il secondo tipo di periferica non è ufficiale, e se ne trovano svariate versioni. Si tratta del convertitore per U-Card, che bypassa la region lock cui erano soggette le cartucce, permettendovi di utilizzare anche i turbochip nipponici.
Fortunatamente, i giochi su CD sono invece region free, pertanto non sono necessarie modifiche o convertitori per giocare quelli giapponesi su console americane. La produzione del PC Engine TurboGrafx viene interrotta nel 1994. Nonostante il grande successo in patria, la console non riesce a imporsi nel mercato nordamericano. Schiacciato tra Mega Drive e Super Nintendo, pubblicizzati molto meglio, finisce per diventare un enorme fallimento commerciale in tutto l'Occidente, tanto che in Europa non vede nemmeno un rilascio ufficiale. Alla fine del suo ciclo vitale, il TurboGrafx 16 conta un parco titoli composto da meno di 150 giochi, a fronte degli oltre 600 del PC Engine giapponese. Ma non lasciatevi ingannare dal suo fallimento commerciale. Il TurboGrafx 16 è stata una console eccezionale, piena di titoli esclusivi e di qualità, che avrebbe tranquillamente meritato di competere alla pari con Super Nintendo e Mega Drive. Molto probabilmente si tratta del sistema più sottovalutato della storia videoludica, e a testimonianza di ciò vi è l'amore di cui gode tuttora presso un sempre crescente gruppo di appassionati, a distanza di oltre 30 anni. Parecchio tempo dopo l'era 16-bit, nell'aprile del 2011, Hudsonsoft, detentrice dei diritti del PC Engine e di buona parte dei più importanti titoli per la console, viene acquisita da Konami. Questo ci riporta finalmente ai giorni nostri. All'E3 di Los Angeles del giugno del 2019, Konami annuncia l'uscita del PC Engine Mini, prevista per il 19 marzo 2020. Nella lineup finale di agosto, la console include 57 titoli per le versioni americana ed europea e 58 per quella giapponese, anche se 5 di essi sono semplicemente la doppia versione giapponese ed americana degli stessi giochi. In questa serie di video ho intenzione di darvi un'ampia panoramica di questi fantastici titoli. Qui, nella prima parte, parlerò dei giochi americani inclusi nel TurboGrafx Mini, nella seconda presenterò quelli in versione giapponese, ed infine nel terzo video vi mostrerò quelli che considero i grandi assenti, a fianco delle mie considerazioni finali sulla mini console. Diamo pure inizio alla nostra carrellata, ma prima è il momento della sigla. Cominciamo dalla A. Airzonk è uno shoot'em up a scorrimento orizzontale sviluppato da Red Company e pubblicato da Hudsonsoft nel 1992. In questo titolo vestiremo i panni di Zonk, una futuristica versione cyborg del piccolo cavernicolo Bonk, ossia la mascotte del TurboGrafx. Il gioco è contraddistinto da un'atmosfera carica di allegria e dalla possibilità di scegliere un alleato che si unirà a noi quando raccoglieremo l'apposito power-up. La brillante colonna sonora e la vivacità della veste grafica rendono Airzonk una vera e propria esplosione di colore e gioia, nonché una splendida scelta per la lineup del PC Engine Mini. Alien Crush è un gioco di flipper creato dalla Software House Compile e distribuito da NEC e Naxatsoft nel 1988 in Giappone e nel 1989 in Nord America. Si tratta di uno dei sei giochi annunciati per primi da Konami insieme al PC Engine Mini. Il titolo si ispira pienamente all'atmosfera della saga cinematografica di Alien, ed il tavolo da gioco si divide in due schemi disposti verticalmente, cui vanno sommate numerose schermate bonus. Il giocatore può scegliere tra una pallina veloce ed una lenta, il che incide sulla difficoltà della partita, e fra due tracce musicali di sottofondo. In generale, nonostante la carenza di varietà, Alien Crush rappresenta un buon pinball game, anche se viene spontaneo chiedersi come mai Konami abbia preferito introdurre questo anziché il sequel, ossia il superiore Devil's Crush.
Blazing Lasers, conosciuto in Giappone come Gunned, è un fantastico shoot'em up a scorrimento verticale targato Compile e pubblicato da NEC e Hudson Soft nel 1989. Se volete sapere di più su questo titolo, vi rimando alla mia recensione integrale in merito, ossia l'11° episodio di Meraviglie del Retro Gaming. Qui mi limiterò a descrivere la presenza di Blazing Lasers nel parco giochi del PC Engine Mini con una sola parola: immancabile. A seguire abbiamo Bomberman 93, action puzzle game sviluppato e pubblicato in Nord America da Hudson Soft nel 1993. Come da tradizione nella famosa serie di cui è esponente, questo capitolo ci vedrà vestire i panni del piccolo robot Bomberman e cercare di far saltare in aria i nemici di ogni stage a suon di ordigni. Lungo tutti i suoi 7 mondi da 8 livelli ciascuno, Bomberman 93 riesce come nessun altro gioco al mondo a farvi sentire dei perfetti idioti quando cadrete vittima delle vostre stesse bombe. Fortunatamente, il gioco in single player mette a disposizione sia l'utilizzo di password che una funzionalità di salvataggio su cartucce, così che possiate riprendere comodamente la partita da dove l'avevate lasciata. Nonostante la campagna per giocatore singolo sia divertente ed impegnativa, il vero fulcro di Bomberman è rappresentato dal multiplayer. Se volete trascorrere una serata con fratelli, sorelle o cari amici cui possiate affettuosamente dire «Crepa, maledetto crepa!» oppure «Non me ne frega niente se sono morto, l'importante è averti portato all'inferno con me!» Questo è decisamente il titolo che fa per voi. Bonk's Revenge è il secondo capitolo della serie Bonk, creato da Red Company e rilasciato da Hudson Soft e NEC nel 1991. Il piccolo protagonista, ossia il cavernicolo che avevo menzionato poco fa parlando di Erzong, divenne in quegli anni la mascotte della console e di Hudson Soft. Il gioco in sé è un normale platform, in cui il tasto 1 ci permetterà di saltare ed il tasto 2 ci farà boncare, ossia tuffare a testa in giù per attaccare i nemici. Saranno inoltre disponibili alcuni power-up che faranno trasformare Bonk o lo renderanno temporaneamente invincibile. Sfortunatamente, la pesante inerzia nel controllo di Bonk, la lacunosa hit detection, il numero limitato di continuo e l'abbondanza di ostacoli troppo difficili da prevedere ed evitare, esclude questo titolo dalla lista dei miei preferiti nel genere dei platform. Con la pratica, il peso di questi difetti si riduce notevolmente, ma anche quando avrete familiarità con il gioco, vi ritroverete comunque in situazioni in cui attaccherete i nemici ma rimarrete lo stesso ingiustamente feriti. In definitiva, sebbene non lo ami particolarmente, Bonk's Revenge rimane comunque un buon gioco e, vista la sua importanza, rappresentava una scelta obbligata per l'inclusione nel PC Engine Mini. Dopo abbiamo Kadash, action RPG prodotto da Taito ed edito da Working Designs nel 1991. Il gioco per TurboGrafx è un port della versione per cabinato del 1989 e fu rilasciato nel 92 anche sul Sega Mega Drive. In questo RPG, all'inizio dovremo scegliere se vestire i panni di un guerriero, un mago, una sacerdotessa o un ninja per intraprendere la ricerca della classica principessa rapita da un mostro. Tra un dungeon e l'altro vi saranno dei villaggi in cui potremo acquistare equipaggiamento e provviste. Data la presenza di una sola vita a disposizione e l'assenza di continue, Kadash è un gioco parecchio difficile, da ricominciare molte volte per arrivare alla fine. La versione per Mega Drive differisce per la possibilità di giocare con sole due classi, guerriero e mago, per la semplificazione di alcune mappe, per la presenza di tre continue ed infine per una migliore hit detection e per l'impiego di colori più scuri. Nel PC Engine Mini, Kadash trarrà un immenso giovamento dall'inclusione dei save states, perché a parte per l'assenza dei continue, si tratta di un action RPG molto divertente e interessante. L'ultimo punto da menzionare è la possibilità di giocare al fianco di un amico. Peccato che, dopo aver giocato a Bomberman 93, per quanto mi riguarda non ho più né una sorella né un migliore amico. Chuman Fu è un rompicapo d'azione sviluppato da Now Production e pubblicato da Hudson Soft e NEC nel 1990. Il titolo pone uno o due giocatori in una serie di livelli a schermata singola, in cui l'obiettivo sarà posizionare quattro sfere colorate su appositi piedistalli dei rispettivi colori, il tutto evitando di farsi intrappolare dai nemici inviati dal malvagio Chuman Fu.
I due protagonisti potranno trascinare le sfere, oppure calciarle contro i cattivi e le pareti per liberarsi la strada. Dopo qualche minuto di pratica, i controlli diventeranno piuttosto intuitivi ed il giocatore potrà apprezzare appieno la divertente campagna principale. Il titolo presenta inoltre un comodo sistema di password per riprendere il gioco da qualsiasi stage e modalità di gioco extra, tra cui addirittura un editor di livelli. A seguire abbiamo Dungeon Explorer, action RPG del 1989 creato da Atlus e distribuito da Azonsoft. Questo è sia uno dei primi 6 giochi annunciati con il PC Engine Mini, sia uno dei 5 presenti in entrambe le versioni, giapponese e americana. Il gioco presenta una grande somiglianza con il ben più famoso Gauntlet, e non va confuso con l'omonimo titolo per Sega Mega CD, che comunque fa parte della stessa serie. Dungeon Explorer è caratterizzato da una presentazione visiva e sonora piuttosto spartane e da un'elevata difficoltà. Tuttavia, se all'inizio si applica un po' di pazienza per apprenderne le meccaniche, diventa piuttosto godibile. Tra l'altro, il gioco mette a disposizione un sistema di password che permette di riprendere la partita dal completamento dell'ultimo dungeon. Detto ciò, ritengo che Dungeon Explorer 2 sarebbe stata una scelta molto migliore per l'inclusione nella lineup del TurboGrafx Mini, per via di una giocabilità molto più accessibile e di una presentazione molto migliore, soprattutto dal punto di vista musicale. Come esempio, vi faccio ascoltare la musica del primo dungeon di entrambi i giochi. È arrivato il momento di JJ & Jeff, titolo sviluppato e pubblicato da Azonsoft, uscito in Giappone nel 1987, ben 3 anni dopo in Occidente. In realtà si tratta di un gioco su licenza, perché i veri protagonisti sono Kato-chan e Ken-chan, un famoso duo di comici giapponesi. Per la versione occidentale, dato che nessuno dalle nostre parti conosce i due, nomi e sprite dei protagonisti furono rimpiazzati. JJ & Jeff è un gioco di piattaforme dalle meccaniche molto semplici, classiche, ma presenta un'irresistibile carica di puerile umorismo, veramente peculiare per quei tempi. I controlli a mio parere sono superiori rispetto a quelli di Bong's Revenge, ma questo non impedisce affatto al gioco di essere davvero difficile. Vi sono ostacoli estremamente scorretti, come dei trampolini che riportano indietro i livelli precedenti, e oltre le 3 vite a disposizione non c'è alcun continuo. Per fortuna però c'è un trucco per attivarli. JJ & Jeff è comunque un ottimo platform, sicuramente capace di strappare qualche risata. Tuttavia, è un vero peccato che nel TurboGrafx Mini non sia stata preferita la versione originale. Infatti, sebbene gli sprite di JJ e Jeff abbiano maggiore personalità, Kato-chan e Ken-chan presentavano una serie di divertenti volgarità che rendevano il gioco ancora più strambo e nella versione americana furono censurate. Passiamo a Lords of Thunder, conosciuto in Giappone con il nome di Winds of Thunder. Si tratta del primo gioco della nostra lista uscito per il TurboGrafx CD anziché su U-Card. Fu creato da Red Company e distribuito da Azonsoft e Turbo Technologies nel 1993. 2 anni dopo ne uscì un port anche per il Sega Mega CD. Questo shoot'em up presenta diverse peculiarità che lo rendono un titolo memorabile e originale. Innanzitutto non controlliamo la classica navetta spaziale degli altri shoot'em up, bensì uno di 4 cavalieri volanti. Possiamo inoltre affrontare tutti gli stage, eccetto quello finale, nell'ordine che preferiamo. Inoltre, prima di ogni livello, si accede ad un negozio dove è possibile acquistare vita, potenziamenti e continuo. L'acquisto di power-up e attacchi speciali facilita enormemente la vita nel corso degli stage. Ma ciò che più di ogni altra cosa fa spiccare Lords of Thunder rispetto agli altri shoot'em up è lo stile della sua incredibile e inconfondibile colonna sonora. I suoi brani sembrano usciti da un vero album metal e sono tanto adrenalinici che vi faranno rimpiangere l'impossibilità di eliminare gli effetti sonori che la accompagnano,